Allora, eccoci qua nella seconda parte del video haul del Giappone, della Corea e di Singapore, ovvero sia del viaggio di nozze. In questo video, come avrete sicuramente letto dal titolo, scusate tutto il casino, ma sto filmando questi video consecutivamente perché non ho tempo e quindi devo fare tutti quanti oggi. Vi ho appena filmato il primo video, quello sulle cose di Daiso, cioè tutte le cose che ho preso a 1 euro, e ci sono cose per la casa, cose di cartoleria, quindi andate a vederlo se ve lo siete perso. Questo qui appunto è il secondo episodio, la seconda parte, e vi mostrerò tutte le cose da mangiare che abbiamo comprato. Come vi ho detto nel primo video, non ci sono tutte le cose che abbiamo comprato, sia perché alcune cose le abbiamo anche già mangiate nei vlog, altre cose erano da regalare a qualche parente in Messico, anche in Italia, quindi alcune cose le abbiamo già regalate, altre cose stanno in valigia per il Messico, quindi seguite poi i vlogmas e così vedrete magari il giorno in cui regaliamo qualche patatino o qualche altra cosa diversa, insomma, a qualche parente di stasera, qualche altro cibo, qualche altro regalino in generale. E niente, quindi queste qui sono tutte le cose invece che abbiamo acquistato per noi, quindi vi inizio subito a far vedere le cose più interessanti. Ho preso 5 cose Oreo che non avevo mai visto e che mi hanno ispirata da morire, non vedo l'ora di assaggiarle. Allora, questa qui, che sono i wafer all'Oreo, come potevo non comprare questi? Non lo so. Poi ho preso questi qui, che non solo sono al gusto tiramisù, ma sono Oreo magri, e cioè sono più sottili degli Oreo normali, quindi anche questi non li avevo mai visti, non vedo l'ora di provarli. Poi ho preso questi qui, che sono Oreo metà cioccolato e metà burro d'arachidi. Anche questi non li avevo mai visti, non vedo l'ora di assaggiarli. Poi ho preso questi, che sono Oreo alla fragola. Mi pare che anche questi non li avevamo mai provati, perché a New York avevamo provato quelli al lampone, ma quelli alla fragola mi pare di no. Quindi Oreo alla fragola. Poi, ultimo Oreo particolare, Oreo al tè verde. Questi saranno buonissimi. Io adoro il tè verde con il cioccolato insieme, quindi sicuramente saranno super super buoni. Infatti ne ho presi 2 perché ho trovato solamente il pacchettino con i piccoli. Poi, allora, la mattina il papà di Yuki, perché se avete seguito i vlog, anzi se non l'avete seguiti andate a vederveli, non vi dico niente, ogni mattina il papà di Yuki ci faceva la cioccolata calda, ed era così buona che lo chiamavamo il maestro della cioccolata calda, e ci ha svelato tutti i suoi segreti e ci ha detto che utilizzava questa cioccolata, solo che lui utilizzava la normale, io invece ho acquistato la speziata ed è ancora chiusa, non vedo l'ora di provarla, ma questa qui va dritta dritta nella valigia in Messico, vedete, è chiusa. E questa cioccolata Van Houten, che dovrebbe essere una marca tipo tedesca, però io non l'avevo mai vista in giro, infatti il sito è www.vanhouten.japan, quindi secondo me è una finta cioccolata tedesca, fatemi sapere, non lo so, se voi la conoscete. Finta cioccolata tedesca che però viene venduta solamente in Giappone, perché non l'avevo mai vista. Comunque l'ho acquistata e non vedo l'ora di assaggiarla, perché veramente la sua cioccolata calda era buonissima. Poi l'ultimo giorno ci ha svelato che ci metteva dentro il burro, quindi vabbè, altre cose schifose. E poi, allora, ho preso questi 2 pacchettini, questi li ho presi da Daiso e costavano 1 euro per 2. E sono praticamente delle noccioline, queste sono arachidi e queste sono invece mandorle, mandorle alla cannella e arachidi al tè verde. Non vedo l'ora di provarli, questi saranno buonissimi. Poi una sera abbiamo mangiato i ravioli che Yuki aveva portato da Osaka, questi ravioli qua così. Sicuramente ve l'ho fatti vedere nel vlog. E compresi, insomma, nella busta dei ravioli c'erano delle piccole bustine con una cosa gialla. Allora loro ci hanno detto che quella era senape. Io ce l'ho messa sopra ed era una senape tipo al sapore di wasabi. E quindi ho chiesto e loro hanno detto sì, ma in Giappone la senape è così. Allora un giorno che stavamo tutti insieme al supermercato, il papà di Yuki mi ha fatto vedere questa senape e mi ha detto: guarda, questa è la senape giapponese, quella che abbiamo mangiato sui ravioli. Allora io l'ho presa perché era buonissima, quindi questa la porteremo in Giappone.
Poi ho preso questi qui, che sono dei biscottini al tè verde con gocce di cioccolato. Questi non vedo l'ora di assaggiarli, saranno buonissimi, mamma mia. Quanto mi piace il tè verde a me, troppo. Poi ho preso questi, che saranno super sbriciolati, ma non me ne frega niente. Praticamente questa è granola alla patata dolce. Io adoro la patata dolce, in Giappone ci sono questi due gusti tipici, diciamo. Tutto al tè verde e tutto alla patata dolce fanno loro. Già l'altra volta che c'eravamo stati io e Cesar, avevo comprato i cereali Kellogg's alla patata dolce. Questa volta non l'ho trovati, ma ho trovato questa, che questa marca Calbì è una marca famosa lì da loro, mi hanno detto, di cereali, biscotti e cose varie. E mi hanno detto che è molto buona, e quindi ho provato a prendere questa granola, ha i pezzettini di patata dolce e poi c'ha tutti i vari semini, varie uvette, cose varie, quindi non lo so, sarà buona, penso. Ah, c'è anche i semi di zucca, sono questi. Ok, non vedo l'ora di provarla, anche quella la porterò in Messico, così la proverò lì. Poi ho preso delle patatine. Allora, queste qui sono patatine ai piselli. Non vedo l'ora di assaggiarli, non mi chiedete, non lo so se saranno buoni o no. Comunque, patatine ai piselli, vabbè. Poi ho preso queste altre patatine, che sono ai takoyaki. I takoyaki sono delle polpette di polipo, fatte in una piastra strana, buonissima. Mi piacciono da morire queste polpette. Infatti in uno degli ultimi vlog siamo andati con Yuki a mangiare le polpette, uno degli ultimi giorni era. E quando sto girando questo video ancora non l'ho caricato quel vlog, ma sicuramente quando vedrete questo haul quel vlog l'avrò già messo online. E quindi appunto queste sono delle patatine al sapore di takoyaki. Vediamo un po' come saranno. Poi allora ho preso questo. Questo in realtà me l'ha preso Yuki, mi ha detto devi assolutamente provare questo. Praticamente è un preparato per fare il gelato al tè verde. Allora c'è scritto mettere un pezzo di questo coso qua surgelato dentro a una ciotola, aggiungere 50 ml di latte freddo e girare per 2 minuti, mettere nel freezer per 3 ore e dovrebbe venire il gelato al tè verde. Non vedo l'ora di usarlo, non so, io pensavo fosse una polvere, ma a quanto pare no, è una specie di pasta, boh, vediamo come viene, poi sicuramente lo farò vedere in qualche vlog in Messico. Poi ho preso questi, non ho saputo resistere. Meiji è una marca molto famosa giapponese, come per dire la Perugina, che ne so, e fa tutti i cioccolatini, i biscottini vari. E questi qui sono dei biscottini con dei disegni di panda con dentro il tè verde, quindi non vedo l'ora di provare anche questi, saranno buonissimi veramente. Poi ho preso questi, che sono i pochi al tè verde. Questo haul è tutto al tè verde, mi dispiace, ma io ne vado matta. E poi comunque è appunto la particolarità del Giappone. E questi qui sono come i nostri Mikado, diciamo, però da loro si chiamano pochi. Quindi ho preso questi. Ah, casca tutto. Poi, allora, ho preso questi qui, che sono dei cioccolatini ripieni di tè verde, tanto per cambiare. Poi ho preso anche questi, che sono dei biscottini barra cioccolatini al 4 tè verdi. Praticamente c'è il tè verde nella parte sopra, il tè verde all'interno e il tè verde fuori. Ah, non sono 4 tè verdi, sono 4 strati diversi, perché c'è tè verde, cioccolata, ripieno di tè verde, biscottino al tè verde. Quindi penso che si chiamino 4 perché sono 4 strati, diciamo, diversi. Ce ne sono solo 8 in questo pacchetto, ci sono rimasta male. Sicuramente saranno buonissimi. Poi ho preso anche questi, che sono sempre cioccolatini ma ripieni di tè verde. Forse dovrebbe essere liquido, non lo so. 2, chissà quanti ce ne sono qua dentro, non lo so. Comunque saranno buonissimi. Penso che questo è cioccolata fondente e questo è cioccolata al latte, da quello che sembra da fuori, non lo so, vedremo.
Poi, ho preso questi qui, che bisogna mangiarli perché questi scadono, a dicembre, allora niente. Questi qui sono dei dorayaki ripieni di tè verde, credo, perché è tutto verde. E praticamente i dorayaki sono quei famosi dolcini giapponesi che sarebbero come due pancake, però ripieni e chiusi. E quindi appunto ho preso questo pacchettino, di solito sono ripieni di fagioli dolci, ma questi qui li vedo verdi, quindi non so se sono i pancake al tè verde ripieni di fagioli o se sono anche ripieni al tè verde, non ho idea, perché non capisco niente. Comunque, quando li assaggerò sicuramente faremo qualche vlog e vi farò sapere. E poi, allora, ho preso queste caramelle sempre al tè verde e al latte, quindi sarebbero caramelle al matcha latte, sicuramente saranno buonissime, non vedo l'ora di assaggiarle. Poi questa busta orrenda, scusate. Poi ho preso questa qui l'abbiamo già assaggiata insieme in un vlog quando stavamo in Corea e è buonissima, mi è piaciuta da morire. Praticamente è come quella Milka Cookies che hanno fatto, che c'è il biscottino e la cioccolata sopra, solo che questo, il biscottino è cioccolato e la cioccolata sopra è al tè verde. Questo l'abbiamo ricomprato un altro perché era troppo 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 buona questa cioccolata. Poi, allora, ho preso Kit Kat al tè verde, questi li ho già assaggiati e sono buonissimi, troppo buoni. Poi ho preso questi qui, che sono Kit Kat al pumpkin pudding, che sarebbe al budino di zucca. Solo che li abbiamo già assaggiati e non sanno di zucca, sanno semplicemente di cioccolato bianco, ma siccome io non capisco niente di quello che c'è scritto qua dietro, mi ha detto Yuki che praticamente questi qui loro usano scaldarli al grill del forno e riscaldandoli viene tipo una specie di crème brûlée sopra, vedete? E accentui il sapore e quindi riscaldandoli dovrebbe sapere di più di pumpkin pudding. Quindi vedete i disegnini? Più o meno si intuisce. Quindi proverò, perché appunto sono rimasta male, tra l'altro erano quelli di Halloween, quindi ogni pacchetto è anche super carino, con i fantasmini, le zucchette, i disegnini vari, quindi molto molto carini. Poi stiamo arrivando alle ultime cose, togliamo la busta orribile. Allora, ho preso questi qui, si chiamano Crunchy, di questa marca avevamo già assaggiato delle cose che ci erano arrivate nella Japan Fan Box, anzi devo richiedere se ce ne mandano un'altra, perché quelle cose della Japan Fan Box erano troppo buone. E appunto questi qui invece, quella che abbiamo assaggiato in Messico era una stecca di cioccolata croccante, invece questi qui sono dei cioccolatini ripieni di tè verde e cerealini. Di questi ne ho presi addirittura 4 e li abbiamo regalati un po' in giro perché sono troppo troppo buoni, ci sono piaciuti da morire. Poi allora ho preso questo qui, che è del tè verde solubile per fare il matcha latte o anche per fare il tè verde normale. E poi ho preso questi, che sono i dadi al curry. Praticamente mi ha insegnato la mamma di Yuki a fare il curry e con questi qui è facilissimo. In realtà li avevo trovati alcuni in Italia, però non sono esattamente questa marca e mi hanno detto loro che questi sono i più buoni. Questo qui è quello super piccante, invece questo è apple honey, è quello che abbiamo mangiato a casa loro ed ha un saporino un po' agrodolce, davvero molto 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 buono. E praticamente sono, vediamo se c'è la foto, sì, ecco qui, vedete, sono praticamente come dei dadini e voi li staccate e poi lo aggiungete al pollo che si è già cotto insieme alle verdure, mischiate e vi viene la cremina del curry, quindi è molto molto semplice e buonissimo. Quindi ho preso questi due pacchi, tra l'altro abbiamo beccato che stavano anche in offerta al supermercato, l'ho pagato in meno di un euro l'uno e anche il padre di Yuki era tutto oddio, meno di un euro, non sono mai in offerta così tanto, quindi meno male, sono stata molto fortunata. E quindi questa qui è la fine del secondo video giapponese.
di tutte quante le cose mangerecce che abbiamo comprato. Fatemi sapere se voi avete mai provato qualcuna di queste cose e cosa vi ispira, cosa vorreste assolutamente vedere in qualche vlog che assaggiamo. E niente, vi mando un bacione gigantesco, spero tanto di avervi tenuto un pochino di compagnia e basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine! Ciao Gemmine! Allora, come potrete vedere, sono circondata da pacchetti e questo perché questo qui appunto è il video haul del Black Friday. Allora, da qualche anno, veramente già dall'anno scorso, ma forse già da 3 anni fa, no? E in Italia è arrivata la moda di fare i saldi il Black Friday, che fino a poco tempo fa, insomma, facevano solamente...